Dopo essermi liberato di molte delle richieste che mi hanno fatto e essermi guadagnato anche i premi annessi, me ne è appena arrivata un'altra. Devo andare ad uccidere il signor delle nevi. Sarà sicuramente la persona più potente del tipo di ghiaccio. Ma non è questo il momento. In questo momento dobbiamo ritornare a prendere altro granchio, visto che una di quelle richieste mi ha chiesto di sfidare praticamente una boss fight e mi ha fatto fuori abbastanza delle mie riserve di ricariche di SP. Quindi meglio andare sul sicuro e recuperare tutto il recuperabile. Massaggiamo i piedi alla statua. Ci prendiamo i nostri punti, che sono pochi a questo giro. Prendiamo anche della roba dal negozio di Sofia. E ora anche Sofia vende il granchio, per fortuna. Cuciniamo altra roba che mi aumenta gli SP. Che tra l'altro questo qua avevo sbagliato a interpretarlo. Non è agli alleati in senso singolo, quindi lo do uno si ricarica. No no, è a tutti gli alleati. Quindi questo qua per ora sostanzialmente è la cosa migliore. Questo ci dà maracuja. Certo, utile ok, ma questo molto di più. Ecco fatto. Perfetto, tutta la roba è stata cucinata. E ora possiamo andare alla destinazione. Siamo già arrivati, davvero? Eccoci qui, questo è il posto. Quindi questa è la casa di famiglia di Akira Konoe. Pensate che il padre di Konoe abiti ancora qui? No, è morto 20 anni fa. Come? Ho trovato alcuni rapporti che parlavano di un incidente accaduto qui all'epoca. Un ladro si è intrufolato in casa e ha pugnalato a morte il padre di Konoe. Che tragedia. Dalla casa erano spariti molti oggetti di valore, per cui il tutto venne classificato come una rapina e omicidio. Ma non trovarono mai il colpevole. E sei stato Konoe? E dov'era Konoe? Viveva anche lui qui, no? Aveva 8 anni all'epoca ed è stato l'unico a salvarsi. Pare che fosse riuscito a nascondersi in un armadio. Se è davvero questa la culla del trauma di Konoe, allora probabilmente sveleremo la verità anche sull'assassino del padre. Scopriamo cos'è successo. Sì, facciamo quello che siamo venuti a fare. Inserisco la parola chiave. Preparatevi ad entrare, ragazzi. The Fireman. Secondo me è stato Konoe. La butto lì. Però no, non credo. Sembrerebbe troppo strano. Wow, mega tragica la casa, con tutte le mani sporche di sangue. Questa stanza, siamo dentro la casa. Così pare, un balzo indietro di 20 anni. Oh, chi è quello? È il padre di Konoe. Non ho cambiato la squadra, vabbè, in realtà va bene. Razza di stronzetto, che pensi che ti sfami ogni giorno, eh? Ti giuro, sei come un cannibale, non fai altro che divorare i miei sudati soldi. Papà, smettila. Non permetterti di rispondermi. Aia, aia, aia. Aiuto, per favore. No, non posso guardare. Averti tra i piedi è davvero una seccatura. Forse dovrei semplicemente uccidere anche te. Anche? Se solo mi avesse consegnato i soldi quando io ho chiesto. Nessuno mi prende mai sul serio. No, non la mamma. Non l'hai fatto. Sta arrivando il nemico del male, il campione dei bisognosi. Ascoltate, spettatori, è tempo di chiamare tutti insieme The Fireman, paladino della giustizia. The Fireman! Ho lasciato la TV accesa. Va bene, adesso ho capito. Non esistono eroi, nessuno verrà a salvarmi. Aspetta a me, devo diventare più forte. Devo... lo ucciderò. E allora sarò l'eroe. Che cazzo vai farfugliando, deficiente? Non che me ne importi, presto raggiungerai tua madre. Ti ucciderò! La madonna e bazzuconi! Ciu-ciu. Mamma mia! No, questo è range a bestia. Ho comunque una nuova spada per Zenkichi ed è orribile. La gente non mi prende sul serio. Dimmi, vuoi morire? Fidati, sarei ben contento di sbarazzarmi di te. Questo qui è malato. Davvero, ha ucciso la moglie per soldi.
Con da non credere. È un vero mostro. Come si può fare una cosa tanto orribile? Allora, debole... ma mi fai felice. Mi fai felice qua. Allora, aumentiamo la nostra difesa. E beccati un Eikon. Aia, che smazzata dolorosissima. Ancora e basta. Beccati questo. Ora ho capito. Porca troia, perché questo qui c'ha così tante debolezze. Riesce a sparare qualsiasi tipo di colpo. Dio santo. Calmi tutti, Eikon. Kogan. Beccato anche tu. Ma c'è troppa gente. Siete in troppi, andate via. Brava Sofia. Sei debole al ghiaccio, no? Al fulmine. Madonna, non so come l'ho schivato. Vai, 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 distruggi. Colpisci, 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 ah, blocca il ghiaccio, ok. Per un attimo pensavo bloccassi gli attacchi fisici. Sì, sì, calmati un attimo. Calmati un attimo, che ora ci penso io a te, tranquillo. Vai, 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 triangola tutto. Dio santo, ti devasto l'esistenza ora. O comunque c'ha un sacco di difesa. Ma veramente tanta, eh. C'ha veramente un pottio di difesa questo tizio qua, eh. O meglio, più che difesa, un sacco di vita. Assalto e poi andiamo giù di speciale anche. Beccati anche questo. Visto che quando sono giù vuol dire che prende molto più danno. Clink. Abbastanza, dai. Beccati questo. Kogan. Porca troia, se ti devasto. Ti spacco a furia di spadate le gambe. Aspetta, ho tolto il target. Calmi tutti, siete in troppi a una certa. Oh, perché non riesco a fare più gli attacchi? 2 e 3, porca...
Pensaci tu, Sofia, un attimo, anche se sei senza SP. Cura tutti quanti. Aiuto, che dolore. Dove è andato? Dai che... lo uccidiamo con Sofia. Porca troia, si è teletrasportato di nuovo. Oh, è finalmente andato. Oh, Sofia, poverina, si preoccupa anche per i cattivi. E nuovi punti per noi. State tutti bene? Molto più che bene. È una goduria aver rimesso al suo posto quella merda. Akira Konoe. Se ciò che abbiamo visto è davvero successo in passato. Allora Akira Konoe è sfuggita a un'infanzia di abusi per poi vendicare la madre uccidendo il suo stesso padre e aver dissimulato la cosa fingendo un furto in casa, così da non destare sospetti. Stai dicendo che anche lui è una vittima di un qualche pezzo grosso o sacco di merda? Deve essersi sentito così in trappola. Non aveva nessuno a cui rivolgersi. Perciò ha deciso di diventare il suo stesso eroe. E il potere di risvegliare i cuori l'ha aiutato a raggiungere tale scopo. È così triste! Doveva pure esserci un altro modo, per forza! Ehi, diamoci una calmata. Qualunque passato abbia dovuto affrontare, non ha scusanti per le sue azioni attuali. Non esiste giustificazione per chi manipola le persone contro la loro volontà. Se non lo fermiamo subito, molti altri soffriranno a causa sua. State pensando tutti la stessa cosa, vero? Ehi? Ah, ok, non vedevo... Dobbiamo risvegliargli il cuore. Lo penso allo stesso modo. Giusto, se non lo fermiamo adesso, le cose non cambieranno mai. Dobbiamo assolutamente fare il possibile. Sebbene sia prioritario risvegliare il cuore di Konoe, non scordiamoci che dobbiamo anche salvare coloro a cui è sottratto desideri. Allora è tempo di sganciare la lettera di sfida. Oh, già, quello è il vostro forte, eh? Sì, risveglieremo il suo cuore e ci riprenderemo i desideri di tutti. D'accordo, torniamo al camper per formulare il piano. Bene, abbiamo la chiave, possiamo entrare nella gabbiotta e ora è il momento di lanciare la lettera di sfida. Dunque, riguardo la lettera di sfida, come vogliamo procedere esattamente? Ci serve un luogo in cui siamo sicuri che Konoe la veda. Che ne dite di spedirla direttamente alla sua azienda? Probabilmente la polizia sta tenendo sotto controllo ogni cosa, è troppo pericoloso. Dopo tutte le cose che ha detto su di noi in TV, vorrei proprio fargliela pagare a dovere, roba da non dimenticarlo mai più. Ma non mettiamo le TV? Potremmo sempre tentare di replicare lo show che abbiamo messo su a Shibuya. Dove è andato il nonnetto? Ha detto che aveva qualcosa da sbrigare. Probabilmente è con Akane. Lasciamoli stare per il momento. D'accordo, allora forse ci conviene rimandare a domani i preparativi per la lettera di sfida, no? E perché? Insomma, dai, ormai Zenkichi fa parte della squadra, giusto? Sento che rimpiangerebbe di non essere presente per la prima lettera di sfida. Inoltre, dopo quello che è successo con Akane, è coinvolto anima e corpo in questa storia. È vero, tutti gli indizi indicano che è stato con noi a trasformarla in un monarca. Zenkichi ha senz'altro un conto in sospeso con lui. Concordo. D'accordo, aspetteremo il ritorno di Zenkichi per procedere con il piano. D'accordo, penseremo domani alla lettera di sfida. È stata una lotta dura ed estenuante, perciò riposiamoci un po', così domattina saremo pronti e in forma. Ehi, sbaglio, Yusuke non ha spiccicato una parola da quando siamo tornati. Ma poverino. Wow, è svenuto in piedi. È uno dei suoi mille talenti astrusi. Ma poverino, adesso l'abbiamo portato in braccio a dormire adesso, poveraccio. Commissario Kaburagi.
Ti trovo meglio di quanto sperassi. Com'è stato trovarsi sul versante opposto di un interrogatorio per una volta? Ne sono uscito vivo. Immagino di essere un po' vecchio ormai per certe cose, ma soprattutto ho sentito cose interessanti dall'avvocato Nijima. Mi ha detto che è riuscito a farmi uscire solo grazie all'utile intercettazione di un altro soggetto. Non ho idea di cosa stia parlando. Ad ogni modo, volevi qualcosa da me? Commissario, vorrei che mi aiutasse. Ho intenzione di arrestare Wada. C'è il suo zampino su ogni singolo caso di risveglio del cuore. Akira Konoe è quello che commette i crimini, mentre Wada se ne resta comodo nelle retrovie a capitalizzare. Hanno intenzione di insabbiare la verità, scaricando tutte le colpe sui ladri fantasma. Sospetto che abbiano persino risvegliato il cuore di qualcuno di noi della polizia, e mi riferisco ai vertici della catena di comando. Se non interveniamo subito, non avremo più speranze di fermarli. La prego, commissario, non posso farcela senza di lei. Hai qualche prova per arrestare Wada? Sono sul punto di ottenere una confessione di Konoe, e con quella potremo smascherare tutti i crimini di Wada. Sei davvero convinto che Konoe parlerà? Cederà, ne sono certo. Come fai a esserne così sicuro? Intendi forse sfruttare i ladri fantasma per risvegliargli il cuore? Mi spiace, ma non posso proprio dirlo. Commissario Kaburagi, si ricorda cosa mi ha detto quando Oi è morta? Mi ha detto che un giorno avrebbe ripulito questa organizzazione corrotta e che io avrei dovuto pazientare fino al momento giusto. Beh, quel momento è arrivato. La prego, mi serve il suo aiuto. Sei cambiato, Hasegawa. La tua bravata mi è costata il posto di commissario capo. E persino il mio incarico attuale è a rischio. Devo fare qualcosa per ripristinare la mia credibilità. Se volessi, potrei servirvi tutti a Wada su un piatto d'argento. E lui mi sarebbe debitore in eterno. Ci hai mai pensato? Il suo senso di giustizia non glielo permetterebbe mai. Cielo. Hai 3 giorni. Se dici di potercela fare, allora fai in modo di riuscirci. A qualunque costo. Grazie, signora. E ti restituisco anche il tuo distintivo. Wow, la ringrazio. Ne è sicura? Ti avverto però, manda tutto all'aria e penserò alla mia sicurezza prima di ogni altra cosa. Niente seconda chance, siamo intesi? Non me ne dimenticherò, commissario. Oh, ma pensa un po'. Vuole che lo segua, signora? Lascia stare, riuscirebbe a seminarti. In realtà ho un incarico urgente per te. Voglio che tu scopra tutto quello che puoi sul commissario generale. Il commissario generale, signora? Non sono una che ci va leggera. Mai lo sono stata e mai lo sarò. Oh. Si fida di Zenkichi ora. Quindi sei sicuro che i ladri fantasma siano stati sistemati, eh? Sì, sono rinchiusi nella prigione proprio mentre parliamo. Emma li sta tenendo d'occhio. Ben fatto, signor Konoe. Davvero nulla può opporsi a te e a quella tua IA. La prego, niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la sua assistenza, signore. Emma ci mostrerà la via da seguire. Forse ti sembrerò un po' presuntuoso, ma che ne dici di festeggiare, per così dire? Prenoterò un posticino carino. Sarà una delizia, vedrai. Non vedo l'ora, a presto. Chiamata terminata. Feccia, sempre gonfiare quelle guance grasse che si ritrova. Gli scarafaggi come lui sono il vero motivo per cui c'è bisogno che qualcuno porti un po' di giustizia in questo mondo. Hai perfettamente ragione, Akira. Dobbiamo sbrigarci a portare a compimento l'operazione Oraculi. Ma innanzitutto, come vanno le cose nella prigione di Kyoto? Nessun problema da segnalare, i ladri fantasma sono ancora in isolamento. Emma sta mentendo ad Akira, palesemente. Molto bene, è giusto per essere chiari, non esiste modo per risvegliargli il cuore, esatto? Esatto, Akira, è impossibile. Beh, se lo dici tu mi fido, ci basterà lasciarli marcire, dico bene? Ora, per concludere, a questo punto nessuno si può opporre a me, conquisterò l'intera nazione, anzi, tutto il mondo. Perché giustamente la nazione non bastava.
Ho sentito che stavate aspettando che tornassi. Voi altri siete sorprendentemente puntigliosi, sapete? È la prima lettera di sfida che inviamo da quando ti sei unito al gruppo. Pensavamo che volessi esserci. Beh, non è mica la prima volta che do una mano con una lettera. Non mi sembra così imperdibile. Ecco perché volevamo farti una piccola proposta. Ti andrebbe di scriverla tu, Zenkichi-san? Io? Ma non ho mai scritta una. È un'esperienza nuova. Sì, ma non credo di volerlo fare. Perfetto, la lettera di sfida è sistemata. Ora dobbiamo solo capire come inviarla. Ehi, non ho mica detto di sì. Se è così a suo agio da sparlare di noi in TV, forse è il caso di ripagarlo con la stessa moneta. Usare le stesse strategie del nemico, Che ne dite di una trasmissione online? Ci serve qualcosa di maggiore impatto. Non potremmo semplicemente consegnarla a mano, magari? Se vogliamo farci arrestare, sì. Perché Haru con queste idee così stupide ultimamente? Tu che ne pensi, Phoenix? Sembrano piani un po' deboli. Non saprei. Non c'è un piano che spicca sugli altri, mi sembra. Ehi, ragazzi, guardate! Un dirigibile? Non se ne vedono spesso oggigiorno. Quello è il Regenbon, l'unico dirigibile in Giappone ancora in servizio. Pare che venga utilizzato per pubblicizzare Emma per conto di Madis in questo periodo. Per Madis? A quanto ne so, percorre lo spazio aereo di Osaka ogni giorno. Ogni giorno, State pensando quello che penso io? Qualcosa di molto meglio. Meglio come? Come può essere meglio? Siamo giunti alla fine. Questa probabilmente sarà l'ultima lettera di sfida che manderemo. Come sempre, una volta inviata la lettera, eseguiremo il nostro piano. Inoltre è molto probabile che dovremo affrontare Konoe. Manderemo la lettera di sfida non appena finiremo tutti i preparativi. Ovvero, prepariamo altro cibo.